La patata è veramente buona. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi parliamo di patate. Patate e di mazzancolle. Brava. Ho fatto di recente un piatto semplicissimo ma di una bontà infinita, un piatto unico, veramente buono, che può risolvervi un pranzo in maniera gustosissima, dietetico, alla fin fine sì, è anche, sì, dietetico, sì, anche dietetico, è buonissimo. Volete sapere cos'è? Mazzancolle e patate. Spostiamoci di là e andiamola a preparare. Ed ecco gli ingredienti per questo piatto semplicissimo da preparare ma molto molto buono da gustare, nonché un piatto unico e completo. Allora, 4 belle patate grosse, io vi vedete la misura, io vi suggerisco le una per ogni commensale, per intenderci, vi suggerisco le patate Serenella, sono secondo me le migliori in assoluto. 4 spicchi d'aglio e 2 confezioni di mazzancolle, code di mazzancolle, queste io le prendo alla Lidl surgelate, poi dell'olio extravergine di oliva e del sale quanto basta. Cominciamo a preparare il nostro piatto unico e completo. Come prima cosa affettiamo le patate molto sottili, circa mezzo centimetro di spessore. Più sottili le taglierete, prima cuoceranno. E intanto vi dico che questo coltello di ceramica della Tiger è fantastico. 3 euro spese bene, grazie ad Annalisa che me l'ha suggerito. Prendete 2 spicchi d'aglio e tagliateli a pezzettini. Io non ho l'abitudine di togliere l'anima, a casa nostra nessuno soffre di stomaco, quindi mangiamo anche le pietre, ma voi se avete una digestione più complicata ovviamente fate questo lavoro qua, aprite in due e togliete l'anima all'interno, dicono sia questa a provocare un po' di pesantezza. Disponiamo in una padella le nostre patate, facendone naturalmente più strati, avendo l'accortezza tra uno strato e l'altro di mettere un po' di sale e qualche pezzettino di aglio. E così sovrapponiamo le patate e poi copriamo tutto con dell'acqua. Poniamo su fiamma allegra, quindi a fiamma medio-alta, possibilmente con un coperchio di sopra, e lasciamo cuocere fin quando tutta l'acqua non si sarà assorbita e le patate saranno morbide, si taglieranno semplicemente con la forchetta. Le metto sul fuoco e le andiamo a rivedere dopo. Nel frattempo su un'altra padella metto 2 spicchi d'aglio e un bel giro d'olio, così, e lascio andare un pochino. Quando l'olio comincia a sfrigolare spengo la fiamma, perché sennò vi va a fuoco la cucina, mi proteggo con un paraschizzi e butto i miei frutti di mare ancora surgelati. Mi raccomando, spegnete la fiamma, perché sennò, come è successo a me, potrebbe incendiarvisi la cucina. Fate un pochettino prendere l'olio di acqua, quindi riaccendete la fiamma subito senza fare troppo raffreddare l'olio, e ovviamente proteggetevi con un paraschizzi. Quando comincia a riandare a frigolare nuovamente l'olio, aggiungiamo un po' di sale a piacimento, rimessiamo il tutto, lasciamo cuocere finché le mazzancolle non saranno pronte. Ed ecco qua le nostre mazzancolle belle e pronte. Adesso togliamo gli spicchi d'aglio e aspettiamo che siano pronte anche le patate. Ok, anche le patate hanno assorbito tutta l'acqua, non ci rimane che assemblare il piatto. Quindi io preparo un letto di patate sopra verso le mazzancolle. Ragazzi, che bontà! Questo è un piatto perfetto per le mezze stagioni, perché è un piatto che può essere mangiato, è buonissimo anche a temperatura ambiente, così come caldo. Io lo preferisco a temperatura ambiente, per esempio. Una spolveratina di prezzemolo, a me non piace tanto, però ci sta bene, e il gioco è fatto. E buon appetito! Vi lascio le foto e ci vediamo dopo.
bene amici, se anche a te, a voi piace la patata, questa è la ricetta. Smettila! Questa è la ricetta giusta, sì ragazzi, e quindi mi raccomando, le mazzancolle che siano fresche, ma anche surgelate ci stanno bene. Le nostre per esempio erano surgelate, ma se riuscite a recuperarle fresche, certo, meglio ancora. Mi raccomando che la patata sia fresca. Bene, e dopo questa simpatica cosa, scusatelo, lui è così, è simpatico, è simpatico, a voi piace perché è simpatico. E allora, bene, che la patata sia non fresca, ma vi suggerisco selenella perché è troppo buona, le patate selenelle sono le migliori secondo me in commercio, e che le mazzancolle siano belle grosse perché il piatto risulta meglio. Certo, vi deve piacere l'aglio, dopodiché è tutto in discesa la preparazione di questo piatto, molto semplice. Se lo preparate, diteci se vi è piaciuto e soprattutto noi ci rincontriamo sempre qua sulle vostre tavole. Ciao! Che la patata sia con voi.